La Commissione europea rivede al ribasso la crescita dell'Italia per il 2020. Secondo le previsioni economiche d'inverno, il PIL italiano salirà dello 0,3%, un decimo di punto in meno rispetto allo 0,4% delle previsioni d'autunno. L'Italia è fanalino di coda dell'Unione europea per crescita, penultime sono Francia e Germania con l'1,1%, mentre la crescita più alta si registra a Malta con il 4% e in Romania con il 3,8%. Come ha spiegato il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni, il rallentamento dell'Italia è più accentuato di quello generale della crescita economica dell'Eurozona. In calo i consumi di elettricità in Italia. A gennaio, secondo quanto rilevato da Terna, la domanda è stata di 27,5 miliardi di kilowattora, in flessione del 4% rispetto allo stesso mese del 2019. Il dato, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, porta la variazione a meno 2,9%. Nelle varie aree del paese la variazione è stata ovunque negativa, meno 3,5% al nord, meno 4,7% al centro e meno 4,6% al sud. Da parte di Ryanair non c'è alcun interesse ad acquisire Air Italy, lo ha chiarito il chief commercial officer della compagnia David O'Brien nel corso di un incontro con la stampa a Milano. Ryanair aumenterà comunque l'offerta tra Milano e la Sardegna con un nuovo volo da Orio al 0 e uno da Malpensa per Cagliari con frequenza giornaliera ed è interessata a crescere ulteriormente nei collegamenti con l'isola se ci dovessero essere a disposizione nuovi aeromobili e se il governo italiano dovesse abbassare le tasse. Il settore moda italiano continua a crescere. Secondo un report di Mediobanca, nel 2018 il giro d'affari è stato di 71,7 miliardi, più 3,4% sul 2017. La crescita ha avuto nel 2015 un'impennata del 9,4% e non è mai scesa sotto il 3,4% annuo. Insieme al fatturato aggregato cresce anche il peso del comparto sul PIL nazionale, che nel 2018 è stato dell'1,2%. Bene anche gli utili, che nel 2018 ammontano a 3,7 miliardi. Tra i comparti spicca l'abbigliamento, che da solo determina il 42,6% dei ricavi aggregati, seguito dalla pelletteria e dall'occhialeria.